Devo chiedere a padre Gregorio di questa macabra storia dei vampiri. Il numero, prego. Rimanga in linea. Casa di riposo Albero Verde, buongiorno. Posso parlare con padre Gregorio Unigescu, per favore? Sono padre Arno Moriani. Un momento, vado a vedere. Sì, sono padre Gregorio Unigescu. Salve, sono padre Arno Moriani. Padre, devo parlarle di una questione molto delicata. Mi risponda con la massima precisione, è importante. Conosce Stefan Luca? È un giornalista, un amico di Marta. Sviluppavano fotografie insieme. Secondo Stefan Luca, Marta credeva ai vampiri e si dedicava a strani riti. È vero. E prima che me lo chieda, sì, l'ho aiutata. Conosce la posizione della Chiesa in proposito, vero? La conosco. E non dubito che si tratti di una posizione molto ragionevole, se si riflette sulla questione, seduti in un ufficio a Roma. Ma a Vladovist la situazione è diversa. Vuole raccontarmi come sono andate le cose? Andai al dispensario per dare l'estrema unzione a Seldrick, un povero bambino che stava morendo. Dissi qualche preghiera e poi diedi a Marta le ostie consacrate. Lei le usò per tracciare un cerchio protettivo attorno al bambino. Fu un sacrilegio. Ha il diritto di pensarlo. Ma il bambino stava per morire, nonostante le trasfusioni. Dovevamo provare tutto per allontanare la creatura che si nutriva di lui. Cosa avrebbe fatto lei al mio posto? Purtroppo no. Due notti dopo, la finestra si aprì misteriosamente e il vento soffiò via il cerchio di protezione. Marta lo trovò morto, con ferite sul collo. Sì, fu una perdita di tempo. Poco dopo la morte del bambino, scoppiò la guerra. Lasciai il villaggio per seguire l'esercito come cappellano. Al mio ritorno cercammo di salvare una giovane, vittima di amnesia. Sembrava posseduta. Strappava le catene d'aglio che le appendavamo al collo e usciva ogni notte dalla sua stanza. Morì in fretta. Anche il piccolo Ariel stava per morire. Ma Marta lo salvò, allontanandolo dal villaggio. Probabilmente era l'unica cosa da fare. È molto probabile. Sapevo che la minacciavano. Le avevo proposto un cane da guardia. Ora mi sembra ridicolo. Come se un cane avesse potuto fermare il nemico che aveva davanti. Pensa che il nemico fosse un vampiro, una creatura sovrannaturale. Un'emanazione del diavolo. Se avesse vissuto qualche anno a Vladovist, non avrebbe dubbi. Marta me ne aveva parlato. È una specie di via crucis maledetta che porta all'origine del male. Lo intraprese, anche se tentai di dissuaderla. Volevo proteggerla. Sbagliavo. Perché? Lei morì combattendo. Io scappai. Oggi è lei che ha vinto. Grazie per la sincerità, padre. Capisce certamente che dopo le sue rivelazioni Marta non sarà mai canonizzata. Sì, lo so. Ma cosa importa se riposa in pace? Un'altra cosa. Se me lo dovessero chiedere direttamente, sarò costretto a spiegare il suo ruolo nella faccenda. D'accordo. Ma deve sapere che il mio unico rimpianto è non aver fatto di più per Marta. Alla fine l'ho abbandonata. Sono stato un codardo. L'unico giudice è il Signore. Io non voglio condannarla. Arrivederci, padre Gregorio. Si riguardi. Arrivederci, padre Arno. Bene. È ora di fare rapporto a Monsignor Briganti. Il numero, prego. Resti in linea. Thank you.
Non è nel suo ufficio. Lo chiamerò più tardi. Adesso andiamo da Janos al castello del crepuscolo. Così avrò qualcos'altro a cui pensare. Io penso che la colpa della sua morte sia del lavoro. E poi non mangiava mai. L'ho sempre vista magra come uno stecchino, anche prima della guerra. Se si lavora molto senza mangiare, poi è chiaro che... Gesù, Maria e Giuseppe, oh padre, non dica così, la prego. La gente potrebbe iniziare a pensare male degli abitanti di Vladoviste. Ma certo, non so da dove viene. Me lo diede un vagabondo. Ti diede un pasto in cambio. È il mio modo di fare la carità, suppongo. Salve, forestiero. Salve. Sono padre Arno Moriani. Io sono Luana, la zingara. Dimmi, sacerdote, vuoi conoscere il futuro? Preferirei chiederti del passato e del presente. Sì, non aveva scelto una strada facile. Da dietro i cespugli, il lupo osserva il gregge e poi rapisce gli agnelli deboli e isolati. L'oracolo parla come sempre con parole oscure e misteriose. Lo fa perché non vuole mentire né provocare l'ira dei potenti. A quanto ha detto Janos, il crocevia della quercia spezzata dovrebbe essere qui. Devo continuare dritto per arrivare sul castello. Cartucce di una rivoltella. Fori di proiettile. Su un campo di battaglia è normale che gli alberi siano pieni di segni, ma questa quercia ha tracce molto recenti. Salve, Janos. Benvenuto al castello del crepuscolo. Queste rovine sono stupefacenti, vero? Immagini il castello prima della guerra, con i suoi bastioni centenari ancora in piedi. Qui viveva la famiglia Dragoman, che regnò sulla Transilvania all'epoca degli eroi. Il suo membro più famoso era Vlad Tepes, eroe della guerra contro i turchi. Un grande sovrano e un interessantissimo soggetto di studio. Per me è stato il più grande principe che la Transilvania abbia mai avuto. No, l'edificio è molto più antico, ma Vlad Tepes lo ampliò con le mura esterne. Fu abitato fino al 1900, quando l'ultimo proprietario morì senza eredi. BM. È la sigla di un epitaffio.
molto probabilmente buone memorie. Penso che questa iscrizione sia stata incisa per farsi beffe di chi è sepolto sotto le mura di pietra. Scheletri venuti alla luce con la distruzione dei bastioni. Erano prigionieri, morti di fatica scavando le fondamenta del castello. Furono seppelliti dove morirono, probabilmente per far sì che i loro spiriti proteggessero il castello. Questa meridiana abbelliva l'ingresso del castello. Fu distrutta da un proiettile. Ne manca ancora un pezzo. Ho cercato dappertutto, ma non l'ho trovato. Che seccatura. Il drago. È l'emblema della famiglia di Vlad. Dove l'ha trovato? Un vagabondo l'ha dato a Ozana. Forse dovrei restituirglielo. No, ma il suo posto è qui. Chi l'ha preso non aveva alcun diritto di saccheggiare queste rovine. Devo ammettere che ha ragione. Li sente? I lupi si sono moltiplicati durante la guerra. Ora che è tornata la pace, sono affamati. Quest'albero è un Sorbus acuparia, comunemente noto come frassino di montagna o albero di Rowan. Il ponte levatoio è stato distrutto. Frustrante, vero? Se solo avessi i mezzi per ripararlo. Il castello deve aver sofferto bombardamenti terribili. Sì, e l'esercito di montagna rumeno ebbe la discutibile idea di usarlo come magazzino per le munizioni. Ovviamente, saltò tutto in aria. Queste rovine sono stupefacenti, vero? Immagini il castello prima della guerra, con i suoi bastioni centenari ancora in piedi. Prego. Sono il cardinale Felicio Briganti. Sono padre Arno Moriani. Come vanno le sue indagini? Un giornalista amico di Marta Calugaro ha una teoria piuttosto inquietante. Dice che è stata uccisa da una forza oscura. Cosa? E cosa ne pensa la polizia? Secondo loro il giornalista è un bugiardo nato e a Marta mancava una rotella. Per quanto mi riguarda, io sto arrivando alle stesse conclusioni. Ho le prove che Marta credeva ai vampiri e li teneva lontani con le ostie consacrate. Com'è possibile? Sembrava un caso serio. Ah, oh, che delusione. E quelle storie sui vampiri? Mi dica, il parroco ne era a conoscenza? Sì. E non ha affatto detto niente? Ecco, Non mi dica che prendeva parte a questi riti magici. In effetti... sì. Santo cielo! E si faceva pagare? Non ho motivo di pensarlo. Mi è sembrato completamente disinteressato e sincero. Ed è molto malato. Stia tranquillo, non voglio accusarlo direttamente. Ma dobbiamo agire subito. O la gente dirà che la Chiesa Cattolica incoraggia la superstizione. Resti vicino al telefono, Arno. Devo fare un paio di chiamate e poi tornerò da lei. Sono padre Arno Moriani. Arno? Ho informato la diocesi di Alba Iula. Sono sorpresi e dicono che è una calunnia. È sicuro di ciò che dice? La testimonianza di padre Gregorio mi sembra chiara. Com'è possibile che un sacerdote appoggi questo tipo di pratiche? È questo il nocciolo della questione. Ne ho parlato ai piani alti e ho appreso con costernazione che non si tratta di un fenomeno isolato. Ci creda o no, siamo nel XX secolo. E molta gente sta tornando a credere ai vampiri.
Probabilmente ciò è dovuto al successo di alcuni romanzi che hanno sconvolto le menti più impressionabili. Quindi ho nuove istruzioni per lei. Immagino di dover chiudere l'indagine sulla Kalugarul, dunque. Certo. E ne apra un'altra sui vampiri. Prego? Mi ha sentito bene. Studi la leggenda. La distrugga. Dimostri che non è basata sulla realtà. Daremo massima diffusione ai suoi risultati. Sì, ma la Chiesa non ha già preso posizione in proposito? Certo. Benedetto XIV ha condannato formalmente la credenza nei vampiri, ma è stato 2 secoli fa. È ora di rinfrescare il messaggio. Cosa devo fare esattamente? Risalga alle origini del mito, ma si occupi anche degli aspetti letterari, delle sue recenti manifestazioni. Dimostri che i fenomeni che terrorizzano gli ingenui sono pura fantasia, oppure hanno una spiegazione logica. Vorrei insistere su una cosa, Arno. È importante che per la sua ricerca consulti i migliori esperti scientifici. Le nostre conclusioni devono essere appoggiate dall'autorità di un medico e uno storico. Crede che un discorso razionale possa sconfiggere la superstizione? So che la battaglia non si vince mai del tutto, ma dobbiamo combattere. Spero che il compito non le sembri troppo difficile. Niente affatto. Mi sta affidando un incarico inaspettato, ma molto interessante. Mi metto subito al lavoro. Conto su di lei. Arrivederci, Eminenza. Abbia cura di sé, Arno.